Ciao, sono Suzanne. In Citizen insegno Hatha e meditazione, yoga principianti e yoga d'attivo. Oggi vi propongo una pratica che chiamerei il lusso di esplorare. Molti di noi in questo periodo praticano da soli e quindi possiamo concederci questo lusso di andare ad esplorare, le posizioni in maniera un po' diversa dal solito. E magari scoprirne nuovi aspetti. Grazie, buona pratica. Per la pratica avrete bisogno, se possibile, di avere un muro a portata di mano. Non deve essere per forza un muro molto largo, può essere una porzione di muro. Una sedia, un materassino. E poi alcuni prop, anche detti, che potete però ricavare da cose che avete in casa. Okay? Quindi una cintura yoga, oppure potete sostituirla con una sciarpa rigida, il più lunga possibile. Questa già è un po' al limite. Se ne avete una ancora più lunga, meglio. Oppure la cintura di un accappatoio, ma anche se rischia di essere un po' più corta. E poi avremo bisogno di alcuni supporti che potete tranquillamente sostituire con dei libri. L'importante è che siano un po' larghi, perché ci andremo ad appoggiare un piede, e che non scivolino tra di loro se dovete costruire una pila, almeno alta più o meno così, quindi un buon palmo. Anche qualcosa di più se possibile. Avremo poi bisogno di un paio di copertine se le avete, oppure una copertina e eventualmente due cuscini un po' sodi. Meno morbidi sono, meglio è. Ok, direi che possiamo andare a cominciare. Se non avete accesso ad un muro, per la prima posizione potete anche usare una sedia. L'importante è che non scivoli via, perché andremo ad appoggiare un piede davanti alla sedia. Ok, quindi se avete un muro a disposizione, la prima posizione che andiamo a fare è sdraiati con i piedi appoggiati nel muro, cercando più o meno di avere un angolo di 90 gradi sia nelle anche che nelle ginocchia e nelle caviglie, quindi un po' come se fossimo seduti su una sedia, tranne che siamo sdraiati a terra con i piedi appoggiati al muro. Se non avete un muro, potete anche andare ad appoggiare i piedi contro una sedia, sarà un pochino diverso. L'importante è che se spingete con i piedi nella sedia, la sedia non si allontani da voi. Bene, quindi da qui dovete un po' trovare la posizione. Andiamo ad appoggiare le mani sulle cosce in modo da tenere fermi i piedi, da evitare che scivolino nel muro. E poi provate a sentire la vostra schiena. Vogliamo che rimanga una leggera curva nella zona lombare, quindi spingete leggermente verso il pavimento, i glutei, senza esagerare, ok? Quindi la parte bassa delle costole rimane tranquilla, ma manteniamo una leggera curva nella zona lombare. Rilassate l'addome. E lasciate che il peso delle cosce scenda verso il bacino, in modo da rilassare un po' anche l'interno delle gambe. Da qui lasciamo il piede sinistro lì dov'è, andiamo a prendere il piede destro con le mani e di nuovo cerchiamo di non appiattire la zona lombare a terra, ma di avvicinare il più possibile il ginocchio al petto, mantenendo quella curva. Andate ad attivare la vostra caviglia, provate a guardare il vostro piede. Provate a fare in modo che la vostra caviglia rimanga dritta e che non ruoti né da una parte né dall'altra, quindi il piede è allineato al resto della gamba. E da qui andiamo a ruotare in fuori il ginocchio destro e a portare la caviglia destra in appoggio sul ginocchio sinistro.
pensare di voler spingere tutti e due i glutei verso il muro un pochino, in modo da mantenere un po' di lunghezza nell'addome e nei due fianchi, però rilassate le costole verso terra. Manteniamo la caviglia destra attiva. Pensate di voler allontanare il ginocchio da voi in direzione della coscia e verso il muro. Se in questa posizione già iniziate a sentire un bel lavoro nell'anca destra, fermatevi qui oppure provate anche solo a salire sulla punta del piede sinistro, quindi spingere via un po' il muro, mantenendo un po' di curva lombare. Per qualche respiro lasciate solo che il bacino si posi a terra e pensate ad allungare leggermente il gluteo destro in direzione del muro. Rilassate le costole. Se c'è ancora tanto spazio, senza perdere la curva lombare e sollevare l'osso sacro da terra, allora potete staccare il piede dal muro e andare a prendere o dietro la coscia o davanti al ginocchio. Oppure permettetevi di esplorare questa sensazione della lunghezza dei due fianchi in questa posizione. Ok, scendiamo, riportate i due piedi al muro, sentite un po' la differenza tra i due lati del corpo, riportate a terra l'osso sacro e andiamo a prendere il ginocchio sinistro. Rilassate l'anca. Per un paio di respiri cercate di avvicinare il ginocchio al petto senza perdere la curva lombare, poi attivate la caviglia, verificate che il vostro piede sia dritto e andiamo ad appoggiare la caviglia sinistra al ginocchio destro. Usate anche la mano per cercare di allontanare un po' il gluteo da voi, usate anche l'appoggio nel muro, spingete leggermente l'osso sacro nel pavimento, rilassate le costole. Allungate il ginocchio in direzione della coscia e via da voi. La caviglia rimane attiva a protezione del ginocchio in questa rotazione esterna. Respirate, rilassate le costole. Ok. Piano piano sciogliete anche questa posizione. Passate dal centro sempre, rilassate l'inguine qua, avete l'occasione proprio di lasciare che l'interno delle cosce scenda verso terra e rilassare questa zona del basso addome e dell'inguine. Ok, uscite dalla posizione ruotando su un fianco e poi sollevandovi. E andiamo ad avvicinare il bacino ancora un po' di più al muro e se possibile proprio aderente al muro. Andremo proprio a cercare di avvicinare il gluteo sotto, cioè in questo caso quello sinistro, il più possibile vicino al muro e poi andremo a ruotare a pancia in su e qui ci sistemiamo un po' cercando di avvicinare ancora di più i glutei nel muro, proprio di appoggiarli e andiamo ad allungare le gambe nel muro. Per un attimo rilassatele, evitate solo che ruotino in fuori, tenetele solo dritte, ma rilassate un attimo i muscoli delle cosce. E poi andate ad appoggiare i palmi proprio alla base delle cosce e iniziate a spingere le cosce nel muro. Potete pensare di voler spingere le cosce nel muro e di allungare invece il petto in direzione opposta, di allungare i fianchi. Rilassate il peso della testa nel pavimento, rilassate la gola e poi iniziate a attivare i muscoli in quella direzione, quindi le cosce, la parte alta delle cosce spingere il muro, vorremmo spingere nel muro i due ischi, i due glutei, quindi se vi siete allontanati dal muro potete anche avvicinarvi un pochino. Attivate i piedi e le caviglie. Qui avete l'occasione proprio di guardare un po' l'allineamento delle vostre gambe. È chiaro che se questa posizione è troppo forte, potete allontanarvi un po' dal muro,
vado ad avere le gambe un pochino più in diagonale. Pensate di aprire la pelle delle piante dei piedi. Spingete i due ischi nel muro e di nuovo rilassate le costole, ma verificate se avete ancora un pochino di curva lombare. Eventualmente provate a pensare che il peso dei talloni scende verso l'osso sacro e quindi l'osso sacro spinge leggermente nel pavimento. Ok, da qui con questo addome lungo, i fianchi lunghi, proviamo a portare le braccia oltre la testa, con l'idea di allungarci ancora di più, senza buttare in fuori le costole, quindi le costole rimangono aderenti, l'osso sacro continua a spingere leggermente nel pavimento. Sentite il vostro addome in questa posizione, sentite come fa quasi come un cucchiaio verso la schiena. Respirate, allungate le braccia, attivate anche la pelle dei palmi e però rilassate la gola e il collo. Sentite anche l'allineamento della vostra schiena qui, come la nuca è allineata al retro delle scapole e nuca e scapole sono allineate all'osso sacro. Ok, piano piano riportate giù le braccia, piegate le gambe, portatele un attimo verso il petto, dondolate un po' se ne sentite il bisogno e poi arrotolate di nuovo su un fianco, tornate su, andiamo a fare un'ultima posizione a pancia in su, con la cintura o la vostra sciarpa lunga. Per questa posizione non avete bisogno di essere appoggiati al muro, cioè si può fare anche contro il muro, ma la possiamo fare anche lontani dal muro. Torneremo a sdraiarci a pancia in su. Fatevi un po' di spazio di lato e andremo con la cintura a prendere i due talloni. E piano piano allargare le gambe. E proviamo a stare qua qualche respiro. Allungate le braccia in modo da avere le mani, le braccia allungate, le spalle rilassate a terra e tirate leggermente verso di voi. Adesso riguardate un attimo le vostre caviglie. Le ginocchia, cerchiamo di tenerle, di tenere i piedi allineati nella direzione in cui vanno le ginocchia, di non aprire i piedi in fuori o ruotarli in dentro e proviamo a pensare di voler allungare l'interno delle gambe in fuori fino all'interno dei talloni, mentre sentite come le mani invece richiamano indietro i femori. Ritrovate un pochino di curva nella zona lombare, eventualmente piegate leggermente le gambe se è una posizione troppo forte. Quindi respingete leggermente l'osso sacro nel pavimento, sentite la zona dietro le scapole appoggiata a terra, rilassate le costole, rilassate il peso della testa nel pavimento, sentite la lunghezza dei fianchi e spingete leggermente via di nuovo la parte alta delle cosce, come abbiamo fatto prima contro il muro. Sentite tutte queste azioni, ma soprattutto per un attimo concentratevi sulla sensazione di ritorno dei femori al bacino, di come pur essendo a gambe divaricate, questa posizione sembra più compatta. E poi se avete voglia potete anche dondolare un pochino in questa posizione, continuando ad allungare l'interno delle gambe, richiamando indietro invece l'esterno.
suggeritevi di giocare un po'. Rotolate di nuovo su un fianco e andiamo a sederci. E siccome questa è la giornata dell'esplorazione, alcuni di noi sono soli a casa, quindi possono permettersi di fare un po' quello che vogliono. Andiamo a sederci su un supporto, in modo da avere la schiena, cioè il bacino un po' sollevato da terra. E andiamo a prendete se avete un supporto sotto il bacino, magari procuratevi un altro supporto di altezza simile su cui andare ad appoggiare le mani. Andiamo a prendere questa posizione un po' più stretta, detta anche Sukhasana, e ricordatevi un po' quello che abbiamo fatto al muro per sciogliere le anche. Okay? Quindi è una posizione simile dove il piede è più o meno all'altezza del ginocchio opposto, è sotto il ginocchio opposto e la gamba è abbastanza dritta, la parte bassa della gamba è dritta davanti a noi, parallela. Okay? Quindi i piedi non rientrano verso il bacino ma sono in fuori. Ok. Appoggiate, provate a sollevare il peso dal supporto e lasciate scendere il bacino nel supporto mentre la schiena continua ad allungarsi. Provate con le mani a spostare un po' in fuori i glutei, a tirare via da sotto al bacino i glutei, in modo da aprire un po' la base. E poi andiamo ad appoggiare i pugni sui talloni e a spingere i pugni nei talloni e i talloni nei pugni. Okay? Continuate a pensare che le vostre ginocchia vadano un po' allontanarsi da voi e scendere verso terra. Ok, poi lasciamo andare, i piedi rimangono, le caviglie rimangono leggermente attive ma non super tese. Bene, diciamo che abbiamo davanti la gamba destra. Se avete davanti la gamba sinistra, andate all'opposto di quello che andrò a fare io. Il giro frontale in modo che possiate vedere meglio. Ok, quindi abbiamo la gamba destra davanti, andremo ad appoggiare il nostro supporto alla nostra sinistra. Riattivate un attimo le gambe verso terra e poi andiamo ad appoggiare la mano sinistra al supporto. Okay? Se riuscite a scendere a terra senza sollevare il gluteo destro da terra, va bene lo stesso. E anzi, andiamo con la nostra mano destra a riportare verso terra il gluteo destro. E poi cerchiamo di allungare la schiena. Ricordatevi la sensazione dell'allineamento osso sacro retro del petto, quindi la zona tra le scapole e nuca. Okay? Andiamo di lato, la schiena è lunga, lungo i fianchi, allungo verso terra il gluteo destro e poi se riesco appoggio bene il palmo a terra e porto il braccio destro oltre la testa. Cerco di creare una diagonale che va dal gluteo destro fino alle dita delle mani. Attenzione alla spalla sinistra, riporto indietro anche la spalla sinistra. Respiro. E poi piego il gomito destro, vado ad appoggiare la testa nella mano, la mano sostiene la testa. E da qui inizio a ruotare un pochino l'addome verso il soffitto. La mano continua a tenere la testa e aiuta la testa a ruotare. Apro la spalla destra più che posso. E poi allungo il braccio destro oltre la testa. Respiro, riporto un pochino indietro il lato destro dell'addome, come se volessi andare ad appoggiarmi contro un muro dietro. E sciolgo. Torno a
al centro, ascolto un attimo la differenza tra un lato e l'altro e cambio, quindi porto la gamba l'altra davanti, nel mio caso è la sinistra, torno a spingere un po' i pugni nei talloni, i talloni nei pugni e poi torno su, magari sposto un po' i glutei da sotto in modo da aprire bene la base e questa volta vado a sinistra, comunque in direzione opposta rispetto alla gamba che è davanti. Quindi appoggio la mano, se ho bisogno di sollevare un po' il pavimento, perché magari sento tanto l'allungamento nel fianco, lo faccio, con la mano sinistra vado a riportare il gluteo sinistro verso terra, mantengo i piedi e le gambe un po' attivi verso terra. Tiro in dentro un pochino l'addome, ruoto in fuori la spalla destra, scendo quanto mi è possibile, uso l'appoggio della mano destra per riportare indietro il gluteo e poi sollevo il braccio sinistro vicino all'orecchio, mi allungo dal fianco fino alle dita della mano, respiro, piego il gomito, vado a prendere la nuca e ruoto in fuori la spalla, aiuto la testa a ruotare e continuo a tenerla con la mano sinistra. Rilasso il collo e a questo punto riporto sul braccio sinistro, porto un pochino indietro il lato sinistro dell'addome, attenzione alla spalla sotto, non lasciatela ruotare in avanti, respiro. Sciolgo la posizione, posso anche tenere il supporto sotto il bacino. Torniamo a prendere un attimo la cintura o la nostra sciarpa e andiamo a aprire le gambe. Okay. Bene, di nuovo, spostate un po' i glutei da sotto. Lasciate che le cosce scendano verso terra, ricordatevi l'appoggio delle gambe nel muro e poi con la cintura andiamo a prendere i talloni. Potremmo anche andare a prendere la parte, diciamo, l'avampiede, ma per oggi andiamo a prendere i talloni, se possibile. Possiamo anche partire con le gambe leggermente piegate. Verificate l'allineamento delle vostre cosce, ginocchia, caviglie, piedi e poi iniziamo a spingere un pochino nella cintura. Provate a pensare di non arrivare fino al punto di bloccare le ginocchia e se avete le ginocchia che tendono a iperestendere le ginocchia, ma invece cerchiamo di attivare le gambe allungandole. Usate la cintura per richiamare indietro i femori. L'interno delle gambe si allunga, l'esterno delle gambe si riconnette al bacino. I fianchi si allungano, le spalle sono rilassate, il collo è rilassato. Provate di nuovo a pensare di essere con la schiena appoggiata a terra, quindi immaginiamo di poter allineare l'osso sacro con la zona tra le scapole e il retro della testa. E poi proviamo a mantenere queste azioni, spingete la base delle cosce verso terra e continuate ad allungarvi e a tirare indietro, lasciamo la cintura e portiamo le braccia di lato. Estendetevi dal centro del petto e dal centro delle scapole in fuori. E pian piano sciogliete. Togliete la cintura, non la useremo più per oggi. Piano piano piegate le gambe, riportatele vicino al petto e andiamo un attimo a rilassare in avanti, quindi andate ad appoggiare la pancia alle cosce, rilassate
soprattutto la zona lombare. Rilassate magari anche un attimo la testa in avanti, senza voler andare da nessuna parte, portate semplicemente il respiro nell'addome, nella schiena. Andiamo in piedi. Prendete il vostro supporto alto. Potete fare la stessa cosa con la mano appoggiata alla sedia, eventualmente. Andiamo un attimo in Tadasana, quindi portate i piedi vicini, tirate su le dita dei piedi. Attivate gli archi plantari come se fossero ventose che tirano verso l'alto. Attivate i muscoli delle cosce verso l'alto e poi provate a riadagiare bene aperte le dita a terra senza perdere né la ventosa nell'arco plantare né l'attivazione dei muscoli delle cosce verso l'alto. Braccia lungo i fianchi, addome rilassato. Provate a pensare di voler riallineare l'osso sacro, la zona tra le scapole e il retro della testa. Eventualmente potete provare a fare questa cosa contro un muro, lasciando i piedi un po' distanti dal muro, perché i glutei di solito sporgono un po' rispetto ai talloni. Quindi braccia lungo il corpo, per un attimo sentitevi montagne maestose e radicate e presenti nello spazio intorno a voi. Okay, scegliamo la posizione e andiamo a salire sul nostro supporto con il piede destro. Tenetevi a qualcosa e attivate un po' l'anca destra in modo da non crollare nell'anca destra, sentite bene l'appoggio di tutto il piede e andiamo a far ciondolare la gamba sinistra. Attenzione a eventuali oggetti intorno, provate proprio a lasciarla più morbida possibile. E anzi, magari datele una piccola spinta indietro. Cercate di tenere il resto del corpo fermo, okay? Quindi di non andare avanti e indietro con il busto, ma è solo la gamba. Idealmente andremo avanti almeno 1 minuto, se non di più, cercando proprio di rilassare il più possibile il peso della gamba e di usarlo come se fosse pendolo. Ok, nel nostro caso piano piano lasciamo che la gamba si fermi e poi scendiamo. Appoggiamo di nuovo tutti e due i piedi a terra e sentite la differenza tra una gamba e l'altra. Provate a tornare nella posizione della montagna sentendo la vostra gamba sinistra, l'anca, ma non solo, anche la zona del basso addome, com'è cambiata rispetto a prima. E provate a vedere se riuscite a insegnare qualcosa alla vostra gamba destra da questa sensazione. E poi però andiamo a fare la stessa cosa anche per la gamba destra. Se potete semplicemente vi girate, io rimango frontale, attivate un po' l'anca sinistra e poi iniziate piano piano a dondolare la gamba destra. Iniziate piano, e poi se vi sembra che ci sia spazio per spingere un po' di più,
po' come se la vostra gamba fosse un'altalena, datele una piccola spinta quando va indietro. Attenzione agli oggetti intorno a voi. La gamba che vi sostiene può anche essere leggermente piegata, se sentite che a un certo punto comincia a affaticarsi, sbloccate un po' il ginocchio. E poi piano piano lasciamo che si fermi. Appoggiamo il piede destro a terra, spostate pure i mattoncini, riportate i piedi vicini, le braccia lungo il corpo. Sentite la differenza e se magari il vostro respiro è un po' cambiato. L'appoggio dei talloni, la leggerezza delle gambe e questa zona qui, come si è rilassata, allungata, la zona dell'inguine del basso addome. Adesso proviamo a sfidare un po' questa sensazione e andare in un albero, nella posizione dell'albero, cercando di mantenere questa sensazione di lunghezza in questa zona e anche nei lati delle anche, e potete tranquillamente farla con la mano appoggiata al muro oppure addirittura andare ad appoggiare la schiena al muro, in modo da mantenere il più a lungo possibile questa sensazione, un po' di agio nella zona del bacino, anche in una posizione che ci richiede un po' più di impegno, e poi eventualmente staccare la schiena dal muro una volta che abbiamo ritrovato quella sensazione. Quindi tirate su un attimo le dita dei piedi, riattivate un po' le cosce verso l'alto, cercando di non perdere quella sensazione, di non attivare talmente tanto da tornare a irrigidire tutto il bacino. E poi proviamo a sollevare il ginocchio destro da terra, lo prendiamo un attimo tra le mani. Proviamo a sentire cosa possiamo fare per mantenere lungo l'addome. Ricordatevi di riportare giù un po' il gluteo destro, di non lasciare che salga mentre lo portate verso di voi. Appoggiatevi pure al muro e poi andiamo a ruotare in fuori il ginocchio e se riusciamo andiamo ad appoggiare la pianta del piede nell'interno della coscia. Appoggiatevi al muro, ritrovate quella sensazione di lunghezza, sentite bene l'appoggio di tutta la pianta del piede, qui siete in appoggio e non rischiate di perdere l'equilibrio, quindi potete sollevare un attimo le dita del piede sinistro e riattivare sia i muscoli che, della gamba che l'arco plantare e riadagiare le dita a terra e allungarvi verso l'alto. Poi da qui provando a mantenere, ricordatevi che il vostro ginocchio vuole andare in fuori e indietro, ma sentite i due glutei in appoggio al muro. Non lasciatevi trascinare dal ginocchio destro in apertura e poi possiamo provare a staccare la schiena dal muro, ma mantenere tutte quelle sensazioni ed eventualmente portare le mani giunte davanti al petto con una leggera pressione tra i palmi oppure addirittura portarle verso l'alto e continuare a crescere. Respirate e poi aprite e sciogliete la posizione. Ok, sciogliete un po' la gamba sinistra se si è faticata e andiamo dall'altra parte, ripartiamo dalla montagna, provate a vedere se riuscite ad appoggiarvi un po' al muro, andiamo a sollevare il ginocchio sinistro, riportare un po' giù, il gluteo verso
verso terra, ritrovare un po' di lunghezza in questa zona e poi andiamo a piegare in fuori il ginocchio, appoggiare la pianta del piede nella coscia. Ricordatevi che la coscia spinge nella pianta del piede, la pianta del piede spinge nella coscia, il ginocchio si allunga in diagonale, spingo indietro, riappoggio bene al muro i due glutei dietro, rilasso tutti e due i lati qui dell'inguine, e poi volendo porto le mani al petto, magari provo a staccare la schiena dal muro e anche a portare le braccia verso l'alto. Scendo e salgo contemporaneamente. La schiena rimane lunga, l'addome rimane lungo. E poi apro le braccia e sciolgo. Ok, sciolgo la posizione. Torno con i due piedi a terra, torno un attimo al centro, giusto per sentire l'effetto della posizione. Riportate bene il peso al centro dei talloni. Sciogliete la posizione, andiamo a fare ancora una posizione in piedi, ma con l'uso della sedia, e poi andremo in piedi. Archiviamo questi, almeno momentaneamente. Prendete la vostra sedia, dal muro, se avete accesso al muro qui. Vogliamo andare a sederci con la coscia sinistra sulla sedia, quindi il gluteo destro non sarà appoggiato, e quando stendiamo la gamba vogliamo avere il tallone destro nel muro. Quindi trovate la distanza giusta. Okay. Saremo quindi in una posizione molto simile alla posizione del guerriero 2 o di Parsvakonasana, con le gambe, solo che abbiamo le gambe sostenute, almeno la gamba sinistra, qui, che sarebbe la gamba, come dire, quella che di solito fa un po' più fatica. Ok. Sistematevi in modo da essere abbastanza comodi. Il vostro tallone destro per questa versione è un po' più avanti rispetto al tallone sinistro. Okay. Quindi proviamo a ritrovare quella sensazione di lunghezza qui nella parte davanti della coscia e dell'addome. La coscia ruota leggermente in dentro e il tallone spinge nel muro. Questa coscia invece, l'esterno della coscia, il gluteo, scende nella sedia, pesante verso terra, e poi attiviamo l'addome in modo da ruotare il busto frontale, l'interno della coscia qui si allunga, l'esterno torna leggermente indietro. Appoggiate pure la vostra mano sinistra alla gamba in modo da aiutarvi a raddrizzare il busto per un attimo e a sentire come, nonostante siamo appoggiati alla sedia, questa è una posizione forte per tutte e due le gambe. Lasciate scendere bene l'esterno del gluteo sinistro qua. E poi da qui proviamo a allungare il braccio sinistro in avanti e a scendere in avanti cercando di mantenere il fianco sinistro lungo, e poi andiamo ad appoggiare l'avambraccio alla coscia. Riattivate la spinta del tallone destro nel muro e sentite proprio come quella spinta sale lungo la schiena. E poi facciamo passare il braccio davanti, lo portiamo vicino all'orecchio e addome e spalla si aprono verso l'alto. Anche qui potete fare come nella posizione che abbiamo fatto a terra, potete andare a prendere la vostra testa, sostenerla, aiutarla a ruotare e poi riprendere la posizione. Cercate di creare un'unica diagonale che va dal tallone sinistro fino alle dita della mano. Tallone destro
dito della mano destra. Ok, tornate un attimo indietro e se non è troppo complicato, spingete sul piede sinistro e provate a togliere la sedia da sotto al gluteo, mantenendo quella sensazione dell'esterno del gluteo che scende e si allunga verso l'altro tallone. Spingete nel muro e ritrovate la posizione. Respirate e poi sciogliete e poi avvicinate i piedi, tornate un attimo in Tadasana prima di affrontare la posizione dall'altro lato. Ok. Io non ho un muro dall'altro lato, quindi la farò senza muro, ma se riuscite andate ad appoggiare, questa volta andremo con la coscia destra sulla sedia e il piede sinistro appoggiato nel muro. Quindi la coscia destra è appoggiata, il piede destro è a terra, quindi se la sedia è un po' troppo alta, eventualmente usate uno di quei supporti che abbiamo usato prima. E andiamo a appoggiare il tallone sinistro dietro nel muro, aprite bene la coscia destra, tirate leggermente indietro l'esterno della coscia, sentite l'esterno del gluteo scendere nella sedia, appoggiate pure la mano destra alla coscia e usatela per aiutarvi a ruotare l'addome verso sinistra e portare il busto frontale. Continuate a spingere bene l'esterno del tallone sinistro nel muro e sentite questa lunghezza. Coscia, l'interno della coscia spinge indietro. Okay. Allunghiamo il braccio destro in avanti e prima di scendere con l'avambraccio sulla coscia allungatevi, cercate di mantenere questo fianco lungo e poi andiamo ad appoggiarci. Il braccio sinistro passa davanti, l'addome e la spalla iniziano a ruotare per sollevare lo sguardo verso l'alto. Mantenete tutte le azioni delle gambe. Il gluteo destro scende nella sedia e va indietro verso l'altro tallone. Mano dietro un attimo alla testa, aiutate la testa a ruotare senza irrigidire il collo e poi distendete di nuovo il braccio, create, sentite proprio un'unica diagonale che dalla spinta nel tallone sinistro sale fino alle dita della mano sinistra. E anche qui, se avete modo, provate a spingere un po' sul piede destro, togliete un attimo le mani dalle cosce, spostate la sedia e tornate nella posizione. Lasciate nuovamente scendere l'esterno del gluteo destro. E poi sciogliamo. Torno su, raddrizzo i piedi e piano piano torno. Ok, andrò a mostrarvi un paio di posizioni a terra per un rilassamento finale. Prima fate a terra la torsione che vi piace di più. Ce ne sono tante versioni di torsioni a terra. La più semplice è anche solo lasciare scendere le ginocchia da un lato, cercando di mantenere la spalla opposta più vicina a terra possibile, comunque di allungare il braccio in fuori. Più distendo le gambe, più la torsione diventa forte nella schiena, oppure posso anche allungare una gamba e portare, aiutare l'altro ginocchio a scendere verso terra. Non tirate sulla schiena. Prendetela proprio come una posizione invece che va a riallineare le vertebre, soprattutto dopo un paio di posizioni asimmetriche. Ok, tornate al centro, andate dall'altra parte, rifate la stessa versione dall'altra parte.
torniamo al centro, andiamo a costruire la prima posizione, che è una posizione con le gambe a farfalla sostenute da, se avete appunto due copertine arrotolate, oppure eventualmente due cuscini, un po' sodi appunto, come dicevo. Mi raccomando, quando andiamo a sdraiarci, teniamo i nostri due supporti ai lati e quando andremo a sdraiarci con i piedi, le piante dei piedi unite e le gambe aperte, il bacino rimane a terra e i due supporti vanno a sostenere la coscia, come se fosse un cuneo che andiamo a infilare sotto la coscia, che ci tiene le ginocchia sostenute, le gambe sostenute. Cercate di avere un supporto un po' simmetrico dai due lati e quando siete sdraiati a terra, sistemateli. È una delle posizioni finali, una posizione di rilassamento. Non vogliamo sentir tirare l'interno delle gambe, vogliamo invece concedere a tutta questa zona l'opportunità, incluso l'addome di nuovo limbile, l'opportunità di rilassarsi, di lasciare andare. Portate la vostra attenzione al bacino e al basso addome. Sentitelo muoversi con il respiro. Rilassate la pelle, i muscoli e gli organi interni. Questa è una posizione in cui potete stare anche 5-10 minuti. Concedendovi di lasciare che il bacino si apra, grazie al sostegno sotto le cosce. Se potete, mantenete la vostra attenzione al leggero movimento del basso addome. Sull'espirazione si rilassa verso terra, si distende. Iniziate a rilassare anche il resto del corpo. Fianchi, la schiena, il peso delle braccia, il peso della testa. Potete scegliere di rimanere in questa posizione oppure seguirmi nella preparazione dell'ultima posizione che useremo come rilassamento finale. Se poi doveste decidere di praticare nuovamente questa sequenza, sapete che potete scegliere tra le due posizioni. Questa e la prossima. Piano piano aiutate con le mani le vostre gambe a chiudersi e riappoggiate le piante dei piedi a terra, togliete i cuscini da sotto alle cosce, rotolate sul fianco e andiamo a preparare appunto l'ultima posizione. Se non avete delle copertine, ma magari avete un altro materassino yoga, potete usare anche quello, lo piegate e lo usate al posto delle copertine. Se avete due copertine, andiamo a
metterle una sopra l'altra, sfasandole leggermente. Quindi la copertina sopra è un po' più in qua, diciamo, in modo da creare una sorta di diagonale qui in fondo. Okay. E poi ci servirà la sedia a portata di mano. Andremo ad appoggiare il bacino sulla copertina e poi dovrete un po' sistemarvi perché vorremmo avere, come dire, le scapole che in qualche modo si appoggiano a questa diagonale e le spalle arrivano a sfiorare terra. Sentite come questo crea un'apertura nel bacino. E poi vorremmo andare ad appoggiare, magari non fatelo in questo modo, ad appoggiare le gambe sulla sedia. Sistemate la vostra posizione. Se due copertine sono troppe, ne usate solo una. Lasciate andare il peso delle gambe nella sedia, poi rilassate tutto. Sentite il peso delle spalle scivolare verso terra. Sentite l'apertura nell'addome, qui rilassate anche le braccia nel pavimento, oppure se preferite tenere le mani in appoggio sull'addome, trovate una posizione in cui però i vostri gomiti siano ancora appoggiati a terra. Meglio secondo me se le braccia stanno ai lati, anche aperte completamente. Portate questa volta la vostra attenzione alla zona dell'addome alto. Con ogni respiro lasciate che questa zona, la pelle addirittura dell'addome alto si distenda. Rilassate il peso della testa nel pavimento, il peso delle braccia. Sentite come in questa posizione leggermente invertita, testa leggermente chinata in avanti, non spingete in questa direzione, ma sentite come il mento sta un po' più vicino al petto. Provate a portare il vostro sguardo interno verso la zona del cuore e dei polmoni. L'addome continuare a muoversi gentilmente con il respiro. E nonostante questa sia una posizione di già grande apertura qui nella zona del torace, con l'espirazione lasciate che le costole si rilassino verso il supporto un po', senza spingere, ma sentite anche il rilassamento nelle gambe, nelle cosce. Concedetevi per un attimo di essere aperti, di avere il petto aperto e allo stesso tempo di essere completamente sostenuti dalla sedia, dai supporti, dal pavimento.
anno, mi sembra. Di essere stati abbastanza a lungo in questa posizione. Potete portare le ginocchia verso il petto se avete spazio dietro, potete anche spingervi indietro, spostare la sedia. Se possibile senza sollevare la testa come ho fatto io, poi magari potete scivolare un po' indietro in modo da andare ad appoggiare la testa verso i piedi, quindi andare ad appoggiare la testa alle vostre due copertine e stare un attimo in questa posizione in cui la schiena è un pochino più allineata. Ascoltare la differenza tra le varie posizioni. Quando siete pronti, piano piano rotolate sul fianco e concedetevi ancora un paio di respiri con la testa in appoggio sul fianco. Piano piano vi spingete a sedere. Prendete un attimo per ringraziarvi. Ringraziatevi di aver praticato, di aver esplorato. Alla prossima.